SWM nasce, SWM moderna, diciamo, nasce dalla opportunità del recupero di un patrimonio industriale e umano che rischiava di essere perso con la chiusura di Usquadra e la Cassinetta di Napoli. È il nome tra quelli più gloriosi del passato che poteva essere più adatto. Abbiamo scelto SWM perché è lombardo, perché ha lavorato sia nel fuoristrada, sia molto molto vicino ai prodotti che abbiamo sviluppato in quel periodo, e anche perché era glorioso, ha partecipato alle corse, ci sembrava il più adatto. Abbiamo usato progetti che conosciamo già perfettamente, quindi non c'è stato bisogno di un nuovo sviluppo. In parallelo stiamo sviluppando altri prodotti invece del tutto nuovo, completamente nuovi. La risposta è stata molto buona, abbiamo potuto contare su due effetti. Uno è l'effetto marchio SWM e il secondo effetto, che anche dal punto di vista commerciale è stato molto utile, poter contare su dei partner sia all'estero che in Italia che conoscevano le persone che lavorano qui, che conoscevano la qualità dei prodotti Usquadra, e quindi molti non hanno dovuto o voluto fare delle prove prima, dire ma chissà come vanno i vostri prodotti, se sono affidabili o meno, eccetera. Quindi siamo partiti con un grosso vantaggio per essere una nuova azienda, perché abbiamo trovato subito partner molto collaborativi, abbiamo cercato di dare un rapporto qualità-prezzo ai miei prodotti molto, molto buono, quindi siamo presi in tutto il mercato, diciamo, sviluppato, tradizionale molto, già con importatori o con clienti diretti, e entro la fine dell'anno avremo commercializzato più di 4.000 moto, che è già un buon risultato. Abbiamo fatto un grosso sforzo in questi due anni e abbiamo sfornato, se contiamo anche le 125 che arrivano e la Super 2, perché che saranno i nostri prodotti l'anno prossimo, e sono praticamente 10 modelli. Quindi adesso stiamo lavorando di fondo per avere dei modelli in aggiunta differenti, delle gamme completamente differenti di prodotto. Cercheremo di completare questa gamma andando in altri segmenti, magari con cilindrate più importanti. Quando parliamo di plurifrazionati, per noi pluri si può arrivare a due, e ci stiamo lavorando. Abbiamo ereditato, diciamo, motori già esistenti, già molto molto affidabili, che potevano dare ancora qualcosa, penso al motore 650, 300, 500 e anche questo motore 440, quindi non abbiamo dovuto impiegare i 36-48 mesi che servono per sviluppare un nuovo motore. Tutti hanno avuto delle moto adventure o vogliono avere la moto adventure, poi si rendono conto che è un impegno, non è una moto facilissima, magari ce ne sono sul mercato molto molto comode, ma anche molto pesanti, e che sono appunto impegnative da usare tutti i giorni. La Super 2 si posiziona proprio per un rapporto peso-potenza che cerca di essere favorevole per chi non ha proprio delle necessità di viaggi di migliaia di chilometri, anche se può fare tranquillamente, e è più facile ad uso. La versione Euro 4 sarà migliore compatente. A ECMA ci sarà la Super 2 in versione finale pronta per la fabbricazione, sia il 125. Ci sarà un modello futuro di cui presentiamo solo un concetto di design, però ancora basato su delle motorizzazioni monocilindriche, mentre per quanto riguarda quelli frazionati non presentiamo questo. Da qui a 5 anni, non un anno, quando abbiamo cominciato, vorremmo superare i 15.000 motori. Il potenziale dello stabilimento, solo questo, può andare, se carichiamo tutte le linee, può andare fino a 20.000 veicoli, considerando che facciamo anche un giro. Però per fare questo abbiamo bisogno di modelli a alta rotazione, quindi non di nicchie piccole ma di nicchie più grandi. 125 è una di queste, le Classic sono una di queste, e Super Dual e sue sorelle, che quello è molto molto richiesto.